Analizziamo ora più nel dettaglio la realizzazione di una delle custom unit che sono state appunto implementate per gli sviluppi del personal shopper web, che è la custom unit di geolocalizzazione, ovvero quella unit che, presa in ingresso un indirizzo in formato testuale, sfruttando le funzionalità messe a disposizione da Google Maps, di fatto ritorna le coordinate in termini di latitudine e longitudine che poi possono essere utilizzate per vario scopo. Nel nostro caso le diamo in pasto a una seconda unit per la localizzazione su mappa. Iniziamo a vedere un pochino nel dettaglio come è stata realizzata la unit. Di fatto si tratta di una unit ibrida che dà la possibilità di specificare un certo numero di proprietà che sono appunto o direttamente le mappe e le coordinate da passare alla mappa oppure l'indirizzo in formato testuale che può essere o specificato per campi, quindi campo indirizzo, città, la provincia e la nazione, oppure specificato in un'unica stringa in base alle esigenze delle singole applicazioni. Per quello che riguarda invece l'implementazione vera e propria, beh, noi possiamo vedere innanzitutto, quali sono i parametri di input passati alla unit, che sono appunto di fatto gli stessi che troviamo nelle proprietà messe a disposizione. Per quello che riguarda l'implementazione e quindi l'indirizzo che può essere appunto espresso in campi separati, indirizzo città, provincia e nazione, piuttosto che l'indirizzo tutto specificato in un'unica stringa o eventualmente anche già le coordinate da dover passare in uscita verso altre unit. In output abbiamo appunto le coordinate che sono espresse o singolarmente in termini di latitudine e longitudine o espresse in un'unica stringa nel formato previsto da Google e quindi latitudine, virgola, longitudine e abbiamo anche l'indirizzo di corrispondenza delle coordinate che vengono ritornate, proprio perché appunto in ingresso io potrei specificare un indirizzo che non è completo, Google tramite le sue API riesce comunque a risalire a delle coordinate e per controverifica ritorna anche un indirizzo in formato completo per dare la possibilità di verificare che effettivamente l'associazione che è stata fatta è effettivamente quella che si voleva. Dal punto di vista dell'implementazione del servizio, all'interno appunto di una custom unit di WebRatio, la modalità è stata abbastanza semplice, anche grazie ai tutorial che abbiamo potuto seguire per l'implementazione delle custom unit. Semplicemente vengono recuperati i valori di input che vengono passati alla custom unit. Una volta recuperati questi valori, eventualmente gestito il fatto che il full address sia stato specificato piuttosto che no, e quindi eventualmente il full address viene costruito come concatenazione dei singoli campi in ingresso. Invochiamo appunto, facendo una semplice chiamata alla URL di Google Map, le funzionalità che vengono messe a disposizione per la geolocalizzazione, quindi passando secondo le specifiche previste dalle API della geolocalizzazione di Google Map, i parametri necessari, quindi di fatto il full address in formato indirizzo, virgola, eventualmente cap, virgola, provincia, virgola, nazione. Facciamo una richiesta, quindi inviamo una richiesta alla URL sopra specificata e molto semplicemente poi parsiamo la risposta XML che otteniamo recuperando l'indirizzo e poi la location, quindi le coordinate in termini di latitudine e longitudine che vengono poi specificate come parametri di uscita del nostro bin, che di fatto
compone la custom unit che abbiamo realizzato.